Si pensava che si potessero fermare queste aspirine, invece non è così. Aspirina, fai tu la settima giornata di Serie B, Giuseppe Di Giovanni. Sì, Nico, hai detto praticamente tutto tu con questa breve introduzione all'aspirina che trova una sesta vittoria consecutiva, stavolta però soffrendo. Dopo aver dominato e schiantato chiunque, soffrono con il Fighter, che hanno messo grinta, cuore e orgoglio. Dopo 2-0 a 7 francamente imbarazzanti, si sono ripresi e hanno addirittura sfilato il pari, che forse avrebbero anche meritato per quanto hanno messo in campo. Ma gli aspirina hanno un cuore grande così, è un talento veramente strano. Questa Olanda, l'abbiamo definita l'Olanda, e lo dimostra perché ha un talento fantastico che è capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Aspirina che in questo momento superano virtualmente i Galatticos e in attesa del risultato del Borrachos sono primi in classifica. Comunque, analizziamo il match e subito si mette male per gli uomini di Gatto, ed è proprio Gatto che si addormenta un po' su Ciolo. Ciolo cerca il destro, Cioffi, l'uomo del match a mio avviso, anche se ha perso la partita con il gol dell'1-0, grande avanale che sorprende il rientrante Randazzo sul secondo palo, un gol bellissimo di Francesco Ciolo che porta in vantaggio i Fighter che schierano nuovamente Tarallo e Rogatto, uomini che danno solidità alla squadra che ritrova comunque dei pezzi importanti. E allora mancherà soltanto Sullis, infatti nei Fighter Tarallo però proprio sbaglia tutto, svircola un rinvio, Corona però fallisce da solo davanti a Gigi Cermigliaro. E i Fighter però non ci stanno alla pressione di Aspirina che si sta alzando, allora c'è una gran palla, diciamolo, per Rogatto, Rogatto sotto porta, prova la deviazione, c'è anche una deviazione di un difensore, forse provvidenziale, penso di Becca, uno dei giocatori che è migliorato di più nel panorama del nostro torneo oggi, anche lui man of the match, perché è stato decisivo per questa vittoria, lo vedremo però in seguito. C'è una punizione ancora per i Fighter, punizione mancina di Cioffi, ma la palla viene respinta da Randazzo. I Fighter continuano a fare il gioco, ma poi si devono rintanare dal 12esimo in poi nella loro difesa, nella loro metà campo, e rischiano con il Coroneo che prova il destro che viene respinto da Cermigliaro. Poi Aspirina anche le dita alla fortuna, perché la fortuna si sa è dei forti, trovano il gol del pareggio con il Russo che la mette per il Coroneo nel tentativo di anticipare Coroneo. Tarallo è goffo nel mandare alla sua porta un fendente imprendibile per Cermigliaro, e l'autogol dell'1-1 che rimette in piedi e in equilibrio questa partita. Gli Aspirina continuano a macinare il gioco e si affidano al Russo, dato che non è la migliore giornata di Dario Coroneo. Russo è strepitoso ad andare via a due uomini, però con il sinistro spara sul fondo, altra occasione per Spatola che con il destro mette fuori di un metro scasso, ancora Spatola da fuori mette al lato. Insomma, gli Aspirina adesso hanno il predominio delle gioca e su una super giocata di Russo che stemmina il panico e allarga per Becca, deve soltanto piazzare il gol del 2-1 che porta in vantaggio gli Aspirina, ma non basta perché due minuti dopo arriverà il 3-1 degli Aspirina con un palo di Gatto, la ribattuta di Mancino che è intelligente a toccarla per Rebecca che è a porta sguarnita, firma la sua doppietta e triplica per gli Aspirina che sorpassano nettamente i Fakeb a questo punto della partita. Fakeb che però non ci stanno, allora con Geraci prova ad inventare, bella palla di Geraci per Patti, ma c'è l'uscita bassa di Randazzo che nega il gol a Peppe Patti che è in crisi di astinenza e si sente per un attaccante il gol è tutto, per un attaccante così figuriamoci, quindi se non lo trova è veramente un periodo nuovo per questo grandissimo bomber. Comunque i Fighter continuano a macinare il gioco con l'incursione di Ciofano che la mette per Patti, qui Patti poteva fare molto di più, ma ha dato da un metro e mezzo in chiusura di tempo, finisce il primo tempo, inizia il secondo tempo, è Rogatto però commette un'ingenuità, Mancino si presenta davanti a Cermigliaro, ma Cermigliaro rimedia con un grande riflesso, Ciofano è l'unico dei suoi a tenere la baracca in piedi in questo momento, prova con la punta per respingere il portiere Randazzo, ancora Ciofano con il sinistro, mette alto e il preludio al gol del 2-3, dominante di chi? Ancora lui, Cioffi la riapre con un grandissimo movimento su Gatto, il destro da fuori che si inzacca quasi sotto l'incrocio e la palla del 2-3 che riapre nuovamente il match. Aspirina che però hanno diversi varchi in contropiede, non ce la fa aiutata da solo a contenere gli avversari perché in questo momento si schierano con un 3 puro i Fighter. Aspirina che ci provano con Russo che trova un'ottima giocata ma spara addosso a Cermigliaro e gli Aspirina continuano ad attaccare con Coroneo che salta secco Rogatto ma colpisce un palo clamoroso, il secondo palo della partita degli Aspirina, non sarà l'ultimo. Patti però ci prova con il suo solito sinistro là fuori, ma respinge Randazzo, ma Ciofano è straordinario quando trova il 3-3 con una girata dal nulla, senza spazio, senza guardare la porta, si gira come Van Basten, forse anche meglio, sotto l'angolino, nel incolpevole Randazzo
passo, un gol bellissimo sul secondo palo per la tripletta di Ciccio Ciopola, arriveranno però gli emozioni pesanti di Agata e Patti per il Fakeb, che perderanno anche 0-4 punti, però in questo momento sembrano avere l'inizio della partita a loro favore. Allora Ciopola passa su tutti in mezzo a 4, strepitoso proprio il destro, ma l'andazzo gli chiude lo specchio, gli Aspirina sono in palese difficoltà, ma ci provano con le spalle del Coroneo, inspiegabilmente la semisola della difesa dei Fakeb. Però sciupano i due fantasistici uomini di corsa e di qualità dei Gasperina. Questo gol, gol che arriva con una giocata splendida, angolo di Mancino, spalla che tocca Russo senza guardare, no look, con il tacco sotto misura, ma è un tacco meraviglioso e importantissimo, quello delle 4-3 che manda in questo momento gli Aspirina in paradiso. 4-3 degli Aspirina che stanno soffrire, e allora soffrono prima con Geraci che lude gatto e manda all'alto, poi vanno vicini al colpo del campano con Spavola che colpisce il palo, e poi nel finale sull'azione d'angolo che prova con Patti che prova il sinistro, parandazzo là deviano sul palo, Aspirina che si salvano, che soffrono contro degli ottimi Fakeb che finalmente fanno valere dei cenni di vita, Aspirina che trovano la sesta vittoria consecutiva, Fakeb che non vincono comunque alla terza giornata, ma oggi hanno veramente dato dei grandi segnali di ripresa. Ok Peppe, grazie per il tuo, grazie, seguito alla prossima. Alla prossima.